We live in a free world. I whistle down the wind, carry on smiling. Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale La Gente dei Viaggi. Io sono Tatiana e anche oggi vi presenterò un nuovo video con tanti consigli utili proprio per i vostri viaggi. Ormai, forse lo sapete, manca meno di un mese alla partenza per il mio viaggio negli Stati Uniti e quindi ho iniziato a stilare degli elenchi, delle liste in cui annoto tutte le cose che mi vengono in mente che devo fare e quindi ho pensato, perché non fare un video con le cose più importanti da ricordarsi di fare proprio quando manca un mese alla partenza, in modo da non prendervi troppo a ridosso e dover fare tutto di corsa all'ultimo momento, con il rischio anche magari di dimenticarvi qualcosa. Ok, allora, prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube La Gente dei Viaggi e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo video. Inoltre potete seguirmi anche sui miei canali social, sulla mia pagina Facebook La Gente dei Viaggi e sul mio profilo Instagram Tatiana La Gente dei Viaggi. Tra l'altro, proprio su Instagram adesso è attiva anche la mia Instagram TV, dove potete seguirmi anche lì con tanti video e tanti suggerimenti. Partiamo con le 10 cose da fare assolutamente a un mese dalla partenza. Via! Allora, la primissima cosa è il passaporto. Quindi, a un mese dalla partenza dovete già averlo fatto, quindi essere andati in questura, aver fatto tutte le procedure. E se lo avete già da tanti anni, eccetera, eccetera, vi consiglio di andare a cercare nei cassetti e tirarlo fuori in modo da controllare la validità, che non sia scaduto, perché sarebbe veramente un peccato trovarsi l'ultimo giorno con il passaporto non valido e non poter partire. Quindi tirate fuori il passaporto e mettetelo in un posto ben visibile in modo da ricordarvi di portarlo via. Numero 2. Sempre legato, diciamo, alle cose un po' burocratiche, visto che vado negli Stati Uniti, io avrò, essendo una cittadina italiana, ho bisogno di un'autorizzazione per l'ingresso nel paese che si chiama ESTA. È un'autorizzazione che viene rilasciata sul sito del Dipartimento, diciamo, per l'immigrazione negli Stati Uniti. Quindi si fa online, si compila online, si paga online $14 e dopo qualche minuto si riceve proprio l'autorizzazione all'ingresso negli Stati Uniti. È importante che la facciate, che la stampiate, che la portiate con voi, perché ve la chiederanno già all'aeroporto di partenza. No ESTA, no party, mi raccomando. Al numero 3, quindi procedendo sempre con le cose, diciamo, un pochino più burocratiche, è importantissimo per chi viaggia negli Stati Uniti stipulare un'assicurazione privata. Il nostro sistema sanitario non è valido negli Stati Uniti, quindi se doveste aver bisogno di rivolgervi a un medico, al pronto soccorso, all'ospedale, non siete coperti da nessun tipo di garanzia data dallo Stato italiano, quindi dovete avere un'assicurazione privata. Quando vado negli Stati Uniti io stipulo sempre l'assicurazione della compagnia Allianz, un'assicurazione che si chiama, quante Z, assicurazione, un'assicurazione che si chiama Globi Rosso, in questo caso sarà la Globi Rosso Plus, per avere anche la garanzia sul bagaglio e sugli effetti personali. Questa assicurazione cos'ha di particolare? La cosa che a me piace di più, e cioè che per gli Stati Uniti mi dà massimale illimitato. Questo significa che per qualsiasi cosa mi dovesse capitare, speriamo di no, però per qualsiasi cosa mi dovesse capitare negli Stati Uniti, mi potrò rivolgere al pronto soccorso, all'ospedale, avendo la certezza che tutte le spese saranno coperte proprio da questa assicurazione. Quindi che sia un taglietto, che sia una fasciatura, un'ingessatura, un'operazione più complicata o chissà che, loro mi danno questa garanzia importantissima. Inoltre la garanzia bagaglio copre anche la valigia, diciamo di per sé, ma gli effetti personali in genere. Tra l'altro Allianz ha una nuovissima app che potete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi, che si chiama My Travel App, e con la quale potete sempre essere aggiornati in base al posto in cui vi trovate, visto che c'è il geolocalizzatore, sulla farmacia più vicina, sul posto medico più vicino. Inoltre c'è una interessantissima funzione di traduzione di termini magari scientifici, medicine, cose del genere. Quindi è importante per chi stipula l'assicurazione Globi scaricare questa app per essere sempre
informati, diciamo, per avere tutto a portata veramente di telefono, ecco. La quinta cosa molto molto importante da fare quando manca circa un mese alla partenza è controllare le carte di credito e i bancomat. Una cosa veramente che sembra scontata, che abbiamo sempre nel portafoglio, che non guardiamo mai, sono proprio le carte di credito e i bancomat. È importante, prima di partire con un qualche settimana di anticipo, controllare la validità delle carte di credito, quindi che non scadano subito prima di partire o proprio mentre siamo via, e di avere tutti i codici PIN per poterli utilizzare nei negozi o per prelevare all'estero. Tenete presente che ormai in quasi tutti i negozi non fanno più firmare per i pagamenti con la carta di credito, ma chiedono di digitare il PIN. Quel PIN è quello che ti arriva con la carta di credito nella busta e che si mette dentro un cassetto e poi chissà. Invece è importante durante i viaggi averlo con sé, proprio per poter utilizzare le carte di credito e non trovare brutte sorprese. Allo stesso modo, la carta di credito può essere utilizzata per prelevare all'estero, anche se dovete stare attenti, perché all'estero prelevare con la carta di credito è un anticipo denaro e non è quindi un prelievo vero e proprio come quello che noi siamo abituati magari a fare con il bancomat, quindi c'è una commissione maggiorata. Lo stesso discorso vale per il bancomat. Assicuratevi che sia valido, assicuratevi che il vostro PIN sia lo stesso in Italia e all'estero, assicuratevi che sia valido per gli acquisti all'estero, perché a volte i bancomat hanno dei blocchi che ti impediscono di usarlo all'estero, quindi avvisate la banca che dal tal giorno al tal giorno sarete all'estero e che quindi il vostro bancomat probabilmente sarà utilizzato in posti diversi del solito. Avvisate anche il vostro fornitore di carta di credito in modo che non vi blocchino la carta, perché vedono dei movimenti strani provenienti da paesi magari molto lontani. Questo veramente è molto importante. È una telefonata, non vi costa praticamente nulla, perdete 5 minuti, ma è vitale, perché se vi bloccano la carta mentre siete all'estero possono veramente esserci poi grossi problemi durante il viaggio e vi rovinate la vacanza. Come sesta cosa, rimanendo sempre in tema di soldi e di banche, andate a cambiare il denaro. Allora, quando io vado negli Stati Uniti preferisco sempre partire già da qui con un po' di dollari cambiati, quindi vado in banca, ordino gli euro che mi servono cambiati in dollari e dopo qualche giorno la banca me li fornisce. Chiaramente nel caso in cui voi andiate in un paese che ha una moneta magari un po' più rara, diciamo, vi conviene andare via con euro o con dollari e non cambiare direttamente nella moneta locale. Passiamo adesso a cose un pochino più, diciamo, pratiche. Allora, assolutamente per chi va negli Stati Uniti è di vitale importanza ricordarsi di portare via l'adattatore. Questo è l'ultimo che ho comprato io, è di quelli, diciamo, miei preferiti, perché hanno questi pulsantini che ti permettono di estrarre tutte quante le varie spine di cui hai bisogno, quindi con un adattatore universale puoi andare praticamente dappertutto. Questi adattatori qui adesso hanno anche la porta USB, quindi si riesce tranquillamente a caricare sia da muro, diciamo, e sia poi anche un altro dispositivo con USB. La presa che vi serve negli Stati Uniti è questa qui con le lamelle piatte. Sono queste due lamelle che vanno a voltaggio di negli Stati Uniti 110 volt, mentre noi abbiamo il voltaggio di 220 volt. Semplicemente ci metterà un po' di più a caricare, ma comunque funziona e non si fulmina niente, state tranquilli, ecco. Quindi mi raccomando, l'adattatore. Un'altra cosa molto molto pratica, diciamo, da procurarsi prima di partire per gli Stati Uniti e comunque in generale per qualsiasi destinazione è la guida. Io adoro le guide. Prima di partire faccio sempre questo giochetto. Vado nella biblioteca del mio paese, ordino online all'interno dell'archivio di tutte le biblioteche che sono collegate tra loro le guide turistiche che mi interessano, quindi quelle di tante case editrici. Io adesso qui ho la National Geographic, che ho già iniziato, come vedete, anche a studiarmi, ma comunque di solito prendo la Mondadori, la National Geographic, appunto ve l'ho già detto, prendo chiaramente la Lonely Planet, adesso ci sono delle guide molto belle anche di Feltrinelli, diciamo che cerco di, ovviamente quelle del Touring, come dimenticarle, e quindi cerco di appunto ordinare
gratuitamente in biblioteca le guide, nel giro di qualche giorno arrivano, le vado a ritirare e posso iniziare a studiarmele e a confrontarle. In questo modo poi posso portare in viaggio solo la guida che effettivamente mi piace di più, mi dà più informazioni, mi è più comoda, e le altre le lascio a casa e comunque le restituisco. Delle volte vado in viaggio direttamente con la guida della biblioteca e poi la porto indietro, delle volte invece preferisco acquistarla e poi tenermela come ricordo, diciamo, nella mia biblioteca personale, ecco. Quindi ricordatevi le guide, mi raccomando, anche perché se dovete poi ordinarle in libreria piuttosto che ordinarle su Amazon, ci vogliono ovviamente alcuni giorni perché arrivino, quindi mi raccomando, la guida. Andando avanti con le cose da non dimenticarvi quando ormai il tempo stringe e ci sono tante tante cose da fare, sicuramente c'è la parte sanitaria, diciamo, la parte delle medicine. Quindi è importante che iniziate a controllare tra i medicinali che avete in casa quali magari sono scaduti e quindi ciao, quali invece sono ancora buoni perché magari li avevate tenuti da un viaggio precedente e potete portarveli via, e poi ad andare ad integrare quei medicinali che vi mancano per questo viaggio. Non prendetevi all'ultimo, perché anche lì magari il medicinale va ordinato piuttosto che vi serve la ricetta, quindi dovete andare dal medico, fare la ricetta, andare in farmacia. Insomma, cercate di prendervi per tempo, anche perché la questione, diciamo, dei medicinali è veramente importante quando si viaggia. È sempre meglio partire con una piccola farmacia personale, soprattutto se si è abituati a prendere delle medicine un po' particolari, o comunque se preferiamo prendere, diciamo, le nostre medicine senza poi trovarci lì a dover andare in cerca di qualcosa che magari ci assomiglia e sperare di indovinare, ecco. Un'altra cosa molto importante che vi dico, e questo è un consiglio da agente di viaggio, diciamo, quindi da professionista, è quello di prenotare il parcheggio in aeroporto. Molto spesso mi arrivano clienti all'ultimo momento in cui pretendono di trovare magari per la settimana di Ferragosto un posto al coperto in aeroporto per tutta la settimana a un prezzo magari anche vantaggioso. Purtroppo i parcheggi che stanno intorno agli aeroporti si riempiono in fretta, quindi diciamo che un mesetto prima è il momento giusto per rivolgervi al vostro agente di viaggio, se avete prenotato appunto con lui la vostra vacanza, e farvi prenotare il parcheggio. Facciamo anche questo servizio, quindi non abbiate paura di richiederlo. In alternativa vi potete mettere su internet, sui vari siti che ci sono dei parcheggi, e scegliere quello che preferite, però è importante prenotarlo in modo da essere sicuri che la vostra macchina nel periodo della vostra vacanza sia in un posto sicuro, e soprattutto non arriviate magari in aeroporto alle 4 di notte e non sappiate dove mettere giù la macchina, ok? Mi raccomando, il parcheggio è importantissimo. Poi, come ultima cosa, questa diciamo che è una cosa un po' più femminile rispetto che magari maschile, è quella di andare dalla propria parrucchiera e dalla propria estetista e prendere un bel appuntamento. Quindi non prendetevi l'ultima settimana, non prendetevi l'ultimo giorno, perché sapete che loro non hanno mai posto tendenzialmente proprio nei momenti in cui a noi serve di più. Quindi contattatele, prendete il vostro appuntamento, cercate di spezzare, diciamo, gli appuntamenti lungo magari le ultime due settimane prima della partenza, insomma quando avete bisogno, cercate di organizzarvi. A proposito di organizzazione, io per tutte queste liste di cose da fare, che altrimenti mi uscirebbero dal cervello da quante ne devo fare, a quante cose devo star dietro, quante cose devo pensare, uso un'app molto interessante che ho scoperto, che si chiama Wunderlist. È un'app gratuita che potete scaricare, che io uso anche per annotarmi la lista della spesa sul cellulare, per dire. E la cosa interessante delle liste che si possono creare su questa app, anche nella versione gratuita di cui appunto io vi parlo, è il fatto che si possono condividere le liste con le altre persone. Quindi potete condividere la lista con gli altri che vengono in viaggio con voi, in modo da annotare tutte le cose che devono essere portate via, e così ognuno sa in qualsiasi momento chi si è occupato di quale faccenda, e riuscite a organizzarvi un pochino meglio. Bene, mi sembra di avervi detto tutto. Aspettate, controllo la lista che mi ero fatta. La lista questa volta me l'ero fatta a carta e penna, però. Sì, vi ho detto tutto. Ok,
Quindi ci siamo con le cose che mi ero segnata appunto di ricordarvi. Adesso, da ora in poi, inizierò anch'io a fare tutte queste cose in modo da arrivare preparatissima alla partenza del viaggio. Mi raccomando, seguitemi, mettete mi piace, commentate. Tutte le informazioni riguardo a questo video sono qui sotto nell'info box, quindi andate a leggere tranquillamente. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!